Ciao book dipendenti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Milena e oggi facciamo un video unboxing perché aprirò questo bel paccone con diverse cose che ho comprato da Pampling. Questo è il mio primissimo acquisto su quel sito, quindi sono molto emozionata perché non ho praticamente mai avuto vestiti a tema e mi servivano vestiti. Ho detto perché non comprarli, visto che c'erano anche le offerte del tipo 4 magliette a 40 euro, vabbè. Senza che vi racconto tutto, adesso apro questo pacco e vi faccio vedere anche come mi stanno le magliette a grande richiesta di Anna di With Fire and Books, anche se io mi vergogno, però pazienza. Ah, prima di provarmi le maglie, vi faccio vedere i calzini che ho preso. Ho preso questi qui, due paia perché così ce li possiamo mettere io e Michele insieme ad Halloween. Sono bellissimi. Poi ho preso questi qui, principalmente per Michele, ma probabilmente li userò anch'io. Questi, bellissimi, visto che siamo entrambi corvo nero, sono perfetti. Poi questi qui, che sono stupendi anche loro. E infine questi, per Michele, che ama i dinosauri. Ma probabilmente li userò anch'io perché sono verdi e sono bellissimi. Partiamo da questa meravigliosa maglietta di Harry Potter, ecco, spero che si veda tutta. Innanzitutto volevo ringraziare tantissimo Sissi di SissiTube perché mi ha dato i consigli per la taglia e Sissi avevi ragione, va benissimo la M perché la L sarebbe stata troppo grande. E poi invece volevo ringraziare anche Anna di With Fire and Books per i consigli perché l'ho stressata enormemente visto che ero fortemente indecisa su cosa prendere. Passiamo a una meravigliosa Ariel, come potete vedere. Io adoro questa maglietta, ero troppo felice, quindi dovevo prenderla per forza. Come sapete, io amo la Sirenetta, soprattutto quella della fiaba originale più che del cartone animato. Comunque, bellissima, quindi sono troppo contenta. E poi io le amo nere, sinceramente, quindi molto felice. Qui abbiamo questa qui di Halloween che calza un po' più grande rispetto alle altre, nonostante sia comunque una M, ma direi che mi va bene lo stesso. L'ho presa uguale anche a Michele in maniera tale che ad Halloween ci mettiamo la maglia e i calzini insieme, quindi bellissimo. E lo sapete che io amo Nightmare Before Christmas. Questa poi è l'unica canotta che ho preso perché le altre sono tutte magliette a maniche corte o felpe, quindi tra poco vedrete le felpe, ma le lascio alla fine perché sono quelle che preferisco. Comunque abbiamo una bellissima Alice. Anche questa, come quella di prima di Nightmare Before Christmas, calza un pochino più grande, però comunque va bene ed è la maglietta di Your Name. Questo momento è bellissimo, il Takawaredoki se non erro si chiamava così. Comunque io amo Your Name, come sapete, veramente lo amo infinitamente.
Da amante del distopico, potevo non prendere la maglietta di V per Vendetta? Assolutamente no. E l'ho presa uguale anche per Michele. È veramente bella, guardate. È stupenda. Se non avete mai visto il film, vedetelo. Io a novembre ho intenzione anche di leggere il graphic novel perché non l'ho mai letto. Passiamo ora alle mie adorate felpe, cioè io le adoro così un po' più grandi ma non troppo. Questa qui l'avevo vista da SissiTube, che però non mi ricordo se ha preso la maglia o proprio la felpa. Comunque è bellissima perché c'è Belle di La Bella e la Bestia che legge, quindi voglio dire, per noi lettori questa maglietta, anzi questa felpa, è stupenda. Non vedo l'ora che torni il freddo per poterla mettere, anche se in realtà qui in questo periodo fa abbastanza freddo, quindi potrei ancora metterla. Ah, di queste felpe io ho preso la L proprio perché mi piacciono così un pochino larghe e non troppo aderenti. E questa è di Frozen, stupenda, che io amo Frozen, uno dei cartoni più belli secondo me è Frozen, quindi assolutamente da vedere, e questa felpa era assolutamente da prendere. Poi c'è il mio amatissimo Stitch, Oana Goffi, cioè Oana, era necessario prenderla, io adoro Lilo Stitch. Questa qui è di questo blu, non è più nera, ed è stupenda secondo me, veramente bella. E infine arriviamo alla felpa più bella che ci sia, la più bella di tutte, ovvero Hogwarts con sfondo una tessellata di Van Gogh. È bellissima, questa è veramente stupenda, cioè l'adoro, stupenda, stupenda, stupenda. E con questa meravigliosa felpa, il mio articolo preferito preso da Pumpling, adesso vi faccio i saluti. Vi ringrazio tantissimo come sempre per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina in maniera tale da restare sempre aggiornati. Fatemi sapere nei commenti se voi avete mai comprato da Pumpling e cosa avete preso. Vi ricordo che nell'info box vi lascio tutti i link per seguirmi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao book dipendenti!